certamente un punto di non ritorno per quel che riguarda Benedetto XVI. Ripeto quello che abbiamo detto appena prima dell'interruzione dell'Angelus, mi hanno detto che alle 20 di stasera il portone di Castel Gandolfo, che quando ospita il Papa è sempre aperto perché ha sempre le guardie all'esterno, il portone sarà chiuso, come a dire, dentro c'è l'eremita, dentro c'è un papa emerito che sta pregando, sta facendo il monaco. Non è che non vuole essere disturbato, che è un'espressione poco gradevole. Diciamo che non sarà disponibile per incontri, suggerimenti, colloqui, eccetera. Il papa prega e basta. Questo è certamente un punto di non ritorno per la sua vita. È un momento importante per la Chiesa. Perché? Perché per la prima volta in età moderna abbiamo un Papa che si dimette e che saluta in prima persona i cardinali, sapendo che da stasera loro saranno in sede vacante. E non c'è dubbio quindi che si tratta di un passaggio storico, che per il pontificato romano questo è un momento, direi, topico, unico. Però stiamo attenti che la Chiesa è nelle mani di Dio. Io ho l'impressione che tanti discorsi che noi facciamo, anche buoni, buonissimi, mossi da un'intenzione straordinaria, dimentichino sempre questo fatto, che la Chiesa è nelle mani di Dio, che noi in questo momento stiamo andando avanti perché Dio vuole, Dio lo vuole. Non c'è dubbio che il Papa si dimette anche per insegnarci il linguaggio della conversione. Lo ha detto nel discorso del mercoledì, lo ha detto ripetutamente nei discorsi degli ultimi 2 anni, invitando la Chiesa alla conversione. Mercoledì ha detto: smettiamola di battere il petto del vicino e cominciamo a battere il petto nostro, a fare l'esame di coscienza noi per noi stessi. Però tutto questo che deve avvenire, e deve avvenire anche dentro le mura vaticane, perché anche lì devono fare l'esame di coscienza. Non c'è dubbio che il gesto del Papa è un gesto che vuol parlare a tutti noi cristiani, ma anche a tutti gli ecclesiastici, anche a tutti gli uomini di potere della Santa Sede. Vedevo prima i saluti di questi uomini della Santa Sede che si congedavano dal Papa, uno a uno, e in cuor mio mi si stringeva il cuore, che dicevo: se lo avessero aiutato di più, se avessero fatto meno polemiche, forse non saremmo arrivati a questo punto, forse il cuore del Papa sarebbe stato meno fragile. Dobbiamo convertirci, peraltro, non perché il Papa non si dimetta, ma perché questo è il comando del Signore. E convertirsi significa cambiare vita. Vedo poche vite cambiare, pochi sforzi a cambiare vita, quasi che ci sia ritegno, quasi che ci sia una sorta di amor proprio. Ormai mi conoscono così e così vado avanti. Questo vale anche per noi cronisti, vale anche per noi di TV 2000, naturalmente. Vale per tutti l'invito alla conversione, senza nessun alibi, senza nessuna zona di esenzione. Io sono d'accordo con l'amico che voleva provocarmi, pensavo una provocazione
giornalisticamente più piccante. È stata una provocazione spiritualmente molto forte che raccolgo, che mi ha fatto anche accalorare, perché non c'è tema come quello della conversione che questo Papa abbia toccato con maggiore insistenza negli ultimi 2 anni, coniugandolo a quello della revisione della riforma. La riforma della Chiesa passa anzitutto attraverso la nostra conversione. Se c'è un esame di coscienza che dobbiamo fare è se abbiamo collaborato a questo disegno del Papa. Grazie direttore per tanta schiettezza alla quale ci ha abituato, parole chiarissime. Generoso, ci ascoltava, ci segue da Rivoli, è con noi al telefono, pronto? Pronto, pronto, sono con voi, ho seguito tutto da stamane Ah, e grazie. anche gli altri giorni. Grazie. Cosa dire? Tutto quello che ha detto adesso il direttore è da condividere appieno. Però io nel mio piccolo volevo solamente così ringraziare prima di tutto il Signore di averci donato il Papa Benedetto XVI, perché lo Spirito Santo si vede che aveva quel progetto. Il progetto è ancora continuato con il Papa Benedetto XVI, con queste testimonianze di umiltà, di rinuncia, di insegnamento, di pazienza, di sopportazione della croce, di invitarci alla preghiera. Cioè ci ha richiamati in continuazione nella sua umiltà, nella sua semplicità. Io stavo leggendo, non l'ho ancora finito perché è una meditazione continua, il suo ultimo libro, L'infanzia di Gesù. Sì, Nel prefazio, diciamo, nell'inizio della presentazione, nella sua umiltà, dice ancora che questo libro possa aiutare molte persone nel camminare verso e con Gesù. Questo è qualcosa di meditazione da parte di tutti noi. Però quello che volevo desiderare così ancora dire, questo momento è un momento storico proprio, no? Perché nella Chiesa tanti anni fa era successo qualcosa, secoli fa, però è successo adesso, in certi momenti particolari della Chiesa. Siamo in Quaresima, c'è stato ultimamente la festa di Lourdes, il Papa molto legato alla preghiera, all'invito alla Madonna. Io quello che posso solamente dire di ringraziare questo Papa, di pregare con lui in continuazione. Non smetterò mai di farla questa cosa perché ce l'ha chiesto lui e lui sono sicuro che pregherà sempre per tutti noi. Però farò una preghiera particolare per tutta la Chiesa e per tutti questi pastori che sono Certo, passati a momenti fa, pochi momenti fa, a salutarlo. Ma se veramente avessero voluto amare un po' di più il Papa e anche la Chiesa, che non si lasciassero trasportare da tutta diciamo, il marasma che c'è in questo mondo e che è il diavolo che sta lavorando. È stato davvero chiaro, generoso. Poi è un nome così particolare che insomma è generoso anche nelle parole. La preghiera, l'autentica gioia che nessuno ci può togliere, ha detto il Papa, che ha parlato alla Curia in un messaggio rivolto, utilizzando anche delle immagini come quella di un'orchestra, direttore. Un'orchestra in cui ci sono singoli elementi diversi ma che devono suonare in armonia. E poi ha anche dato un'indicazione ad essere docili nell'accogliere lo spirito in conclave. Ma io penso alle anime che per vocazione pregano dalla mattina alla sera e che sanno di farlo per tutti e che da adesso in avanti sanno che con loro a pregare dalla mattina alla sera e forse anche un po' di notte ci sarà un Papa emerito e quindi si sentiranno meno sole. Queste anime speciali, queste anime consacrate, saranno incoraggiate nel loro ministero. Sanno che Pietro è davvero con loro. La preghiera è l'affare serio della nostra vita, insieme alla conversione.
La preghiera è l'affare serio della nostra vita. Dobbiamo imparare a farlo con le formule classiche di cui anche ieri il Papa ha con commozione parlato, ricordandoci la preghiera che abbiamo tutti imparato dalle nonne e dalle mamme, ma dobbiamo farlo noi laici che siamo immersi nel mondo, che perdiamo ore e ore delle nostre giornate in macchina, a guidare. In treno, nel tram, dobbiamo farlo anche mentalmente, unirci spiritualmente a Dio e godere della presenza di Dio. Pregare non è noioso, ma pregare è aprirsi agli spazi del mondo e dell'universo. Andiamo a Varese con la signora Maria Grazia, buona mattina. Pace Buongiorno, buongiorno a voi, pace bene. bene. Maria Grazia, hai seguito con noi le Sì, parole, sono del Santo Padre? interessante e sono molto breve. Volevo semplicemente, noi che siamo, non siamo né uomini di intelletto né letterati, siamo semplicemente dei cristiani che cerchiamo di ricordarci il ministero pietrino che Gesù ha lasciato Pietro e di conseguenza fino al Papa di oggi. Quindi noi semplici che non sappiamo, non commentiamo, lasciamo a chi più di noi, ricordiamo solo grazie, grazie Papa Benedetto XVI, grazie perché ci ha insegnato ad andare oltre quello che può essere un momento triste umano. Noi non abbiamo perso te, anzi, in questo modo, nella comunione dei santi, sappiamo che saremo sempre uniti. Noi ti ringraziamo e stiamo sempre uniti in preghiera a te. Tu siamo sicuri che in preghiera ci sarai da supporto sempre. Quindi non c'è tristezza, perché noi siamo stati abituati da maestri più grandi di noi ad andare oltre quello che è la tristezza momentanea, umana, e capire le cose più grandi. Semplicemente tre parole: fede, obbedienza, preghiera. Grazie, grazie a voi che ci supportate così tanto. Buona Ci ha giornata. detto tanto, buona giornata Maria Grazia. Allora, sono le 12:45, oggi ultimo giorno del pontificato di Benedetto XVI. Ovviamente stiamo seguendo con una speciale attenzione da questa mattina tutto questo. Abbiamo infatti ascoltato e mostrato le immagini del saluto, del congedo del Santo Padre nella Sala Clementina in Vaticano. Questo pomeriggio invece si sposterà a Castel Gandolfo. Allora, siamo in grado di andare e tornare in Piazza San Pietro tra la gente, tra i fedeli, con Nicola Ferrante. Nicola. Eccoci Fabio, allora tra la gente ancora per raccogliere storie, intrecciare le emozioni, i ricordi e le suggestioni di quello che sta accadendo. Vi presento i nostri ospiti, una bellissima coppia, Stefano e Sara, che sono qui e io partirei da Sara con un ricordo che ci porta, oggi dicevamo mancano poche ore, 7 ore e sarà sede vacante, finisce questo pontificato, ma Sara ci porta con un ricordo a uno dei primissimi incontri di Papa Benedetto. Qual era? Sì, era il giugno dell'anno della sua elezione e mi ricordo eravamo in piazza perché ci fu un incontro del Papa con tutti i movimenti cattolici. Lo ricordo bene, era un sabato pomeriggio, se non sbaglio. Quali emozioni di quel momento? Perché mi sembra che avessi anche un ruolo specifico tu, Sara. Sì, facevo volontariato, ero in un punto della piazza, non so, Quindi forse servizio sì, d'ordine. facevo un po' di servizio Fu una d'ordine. piazza calorosissima, è Sì. vero, con i movimenti dal Papa, è vero? Sì, esattamente, fu una piazza molto calorosa, c'erano moltissime persone proprio per dare questo segno, penso, al Certo, nuovo certo. Papa. Sentiamo anche Stefano che invece ci porta all'oggi, quando questa notizia è esplosa nel tuo cuore, no, della rinuncia al pontificato, quali reazioni e oggi come ti appresti a dare il tuo saluto al pontefice? Sì, ma guarda, io l'ho saputo così, stavo tra l'altro in ufficio, è stato un momento particolare perché è una notizia inaspettata e tra l'altro insomma è tanti secoli che non succede una cosa del genere, quindi all'inizio sono rimasto anche un po' stupito, non sapevo come accettare questa notizia. Poi in effetti riflettendoci successivamente ho apprezzato il gesto che ha fatto il Papa perché in qualche modo spiega come di fronte magari a delle difficoltà è preferibile
magari fare un passo indietro. E... Che non significa scendere dalla croce, come diceva lui. Stefano, più volte di ieri all'udienza, oggi con i cardinali, il Papa è tornato sul tema della Chiesa, della barca di Pietro, non ci appartiene, è Cristo che la governa. Queste parole hanno un po' scosso la tua coscienza, che cosa suggeriscono? Ma sì, questo sicuramente è un discorso forte che ha fatto il Papa anche all'ultimo momento, negli ultimi giorni del suo pontificato. Ma sì, sicuramente in qualche modo ci riavvicina alla Chiesa. Perché... Ci riavvicina alla Chiesa? Perché, vengo da te Sara, questa getta una nuova luce anche sul ruolo del pontefice, un discorso del genere? Sì, mi sembra proprio che esprima proprio il ruolo che deve avere il pontefice, che è il vero servo della Chiesa. Oh, dobbiamo chiudere però velocemente, qui non si fanno domande da chiacchiericcio, sono domande profonde, non è facile gestirle. Sara e Stefano erano venuti per un motivo preciso, riveliamolo Sara, perché non state passeggiando così, quale motivo? Volevamo vedere se c'era già il comignolo sulla Cappella Sistina. Il comignolo per la fumata. Per la fumata. Stefano, l'hai visto questo comignolo sulla Sistina? No, ancora no, non l'ho visto perché aspettiamo che il Papa... Eh sì, non c'è il comignolo, la notizia è che non può esserci perché il Papa è regnante almeno fino alle 8, quindi al massimo domani avranno modo di sistemarlo. Sara, quali sentimenti all'immagine di questo elicottero, immagino che starete un po' in giro questo pomeriggio, di questo elicottero che si solleverà e che darà il saluto dall'alto alla piazza sul cui sguardo, sulla cui grandezza si posa ancora adesso lo sguardo di Papa Benedetto. Eh sì, mi immagino cosa potrà pensare lui, anche il suo cuore, insomma, sarà colmo anche di tristezza da un certo punto di vista, perché è comunque Roma, no? È stata la sua città, la città che lo ha accolto. Però ecco, questo mi fa anche pensare che questo Papa si è rivelato proprio negli ultimi tempi proprio come una persona veramente vicina a noi, ha rivelato il suo lato più umano che forse all'inizio era un po' sfuggito a tutti, no? Oggi è difficile sfuggire alla tristezza, Stefano, verso le 8, anzi qui prima 4:30-5, no? Sì, un po' sì, sicuramente c'è questo senso di tristezza, però anche come ci ha detto lui all'Angelus alla fine, ci ha detto rimarremo uniti nella preghiera, per cui penso che è importante anche questo, no? Magari con la preghiera noi possiamo essergli vicino. Certo, la preghiera, sai. Sara, un'ultima battuta con te sul tema della preghiera? Sì, ecco, è l'importanza anche di riscoprire la preghiera, che per noi cristiani è così importante, che ci unisce al di là di ogni divisione, anche con chi è già in paradiso, diciamo, possiamo avere questa unione speciale. Con questa splendida testimonianza di Sara e Stefano, che liberiamo perché hanno degli impegni importanti, anche di salute, rendiamo la linea allo studio. Grazie Fabio. Grazie a te Nicola, per carità, no, liberiamoli assolutamente, sono impegni importanti, grazie a Nicola Ferrante e a queste voci da Piazza San Pietro. Allora, mancano pochi minuti al briefing che è stato annunciato proprio pochi minuti fa, un briefing in sala stampa Vaticana da parte del suo direttore padre Federico Lombardi. Perché è importante seguirlo? Perché già nei giorni scorsi siamo stati in grado di darvi in diretta alcuni particolari, immagino preziosi, come rivolgersi a Sua Santità Benedetto XVI, la definizione di Papa Emerito, ma ancora come si vestirà, vero? È un'occasione importante per poter avere direttamente dalla fonte, no? Alcune certo, particolarità. Giusto. Adesso diciamo che il colore della veste del Papa, come si chiamerà, erano un po' dettagli. La cosa importante è cercare di capire invece se nell'appuntamento che è stato annunciato oggi e che viene dato in diretta pochi minuti, fra l'altro, quindi lo seguiremo. È annunciato per le ore 13, noi se lo daremo la diretta, poi siamo sul posto per cercare di cogliere qualcosa in più, cercare di capire se dalle parole di padre Lombardi, che è il direttore della sala stampa vaticana, quindi diciamo il portavoce, no? In qualche maniera, certo. Se c'è qualche informazione che a noi invece interessa molto di più, cioè, non solo a noi, ma diciamo come cristiani ci interessa di più, che è capire effettivamente quale sarà poi il percorso da stasera alle 20, un minuto in poi. In poi, cioè quando finirà, esatto. Quando inizierà la sede vacante, che noi si concluderà al momento siamo a questa informazione, nel senso che adesso il Papa è regnante fino alle ore 20, alle 15, intorno alle 15 dovrebbe abbandonare il Palazzo Apostolico, arriverà a Castel Gandolfo, ci sarà un saluto. Almeno questo è annunciato. Annunciato come l'ultimo saluto pubblico. L'ultimo saluto pubblico che noi cercheremo di raccontare, soprattutto di dare in diretta, anche perché ci assiste comunque il CTV, il Centro Televisivo Vaticano. E seguiremo anche noi l'elicottero del Papa. Esatto. Alle 20 la chiusura del portone, che tra l'altro anche quello verrà dato in diretta, la chiusura cambio, del portone della residenza estiva, la Guardia Svizzera perché... che va via perché il Papa non è più regnante, ma c'è la Gendarmeria Vaticana.
e poi domani il primo appuntamento con i cardinali, che daranno probabilmente un'indicazione del primo, della data del conclave, che è la data che stiamo aspettando per capire, no, poi come evolverà tutta questa situazione. Assolutamente, quindi un motivo in più per restare con noi ancora qualche minuto. Come vi dicevamo poco fa, dalla Sala Stampa Vaticana sono stati dati dettagli preziosi e importanti che vi abbiamo dato in diretta proprio pochi giorni fa. Allora, a Caltanissetta c'è Graziella che vuole intervenire. Buongiorno signora Graziella, buona mattina. Sì. Buongiorno, buongiorno a tutti voi Fabio. Io volevo semplicemente portare la mia testimonianza e dire grazie a questo Papa che è entrato in punta di piedi nella vita di ognuno di noi, ben consapevole dell'eredità pesante che era chiamata a raccogliere, e a poco a suo modo, col suo temperamento mite, con la sua umiltà ci ha conquistati. Io ho avuto la grazia di seguirlo anche fisicamente durante i primi anni del suo pontificato, perché a quel tempo ero responsabile diocesana di pastorale giovanile qui a Caltanissetta. Ah, ricordo bene la prima GMG a Colonia, quella con due papi, quando Benedetto XVI disse che la religione non è un fardello, ma una scelta libera e liberante. E disse no alla religione fai da te, che può sembrare comoda in un primo momento, ma che nell'ora della crisi ci abbandona a noi stessi. E poi ero lì sempre con un gruppo nutrito di giovani a Loreto nel 2007 per l'Agorà dei Giovani Italiani. Bellissimo. Quando ripeté le parole di Giovanni Paolo II, non abbiate paura giovani perché Cristo può colmare le aspirazioni più intime del vostro cuore. E poi l'ho incontrato anche a Verona per il convegno della Chiesa Italiana, però da siciliana permettetemi di ricordare l'incontro con Benedetto XVI, con le famiglie e i giovani a Palermo nell'ottobre del 2010, sì, quando disse non abbiate paura di contrastare il male, e invitò proprio i giovani siciliani a rinnovare in modo profondo la Sicilia, non cedendo alle suggestioni della mafia, che disse chiaramente è una strada di morte incompatibile con il Vangelo. Ecco, io per questo e per tanto altro ancora vorrei ringraziare questo Papa. Io sono cresciuta spiritualmente con Giovanni Paolo II, è stato il Papa della mia giovinezza, però adesso che sto per dare alla luce la mia prima bambina mi rendo conto di come Benedetto XVI sia stato il Papa il Papa della mia maturità. E quindi volevo condividere con voi questa mia esperienza, questa mia testimonianza. Posso chiederti quanti anni hai? Io ne ho 37. 37, perché è un bel percorso il tuo. Grazie, Graziella, un abbraccio grandissimo e tanti auguri. Facci sapere, un bacione. Grazie, ciao. Grazie, buon lavoro. Ciao, ciao, ciao. Direttore, il legame con i giovani di Benedetto XVI è iniziato sotto una grande diffidenza, soprattutto alimentata dalla stampa internazionale, ma fra l'altro c'è anche una curiosa coincidenza che forse lega l'inizio del pontificato di Benedetto XVI con il nuovo pontefice, perché il primo viaggio apostolico di Josef Ratzinger fuori dall'Italia fu proprio per la GMG di Colonia. Sì, e fu quello il momento dello sblocco, per cui da quel momento in avanti problemi di comunicazione, diciamo di simpatia e di coesione tra il Papa e i giovani non ce ne sono più stati, però l'intervento dell'amica che è intervenuta per ultima, ognuno di noi poi ha una storia personale, ha fatto venire in mente a me i miei papi, e io ricordo quando nel 78 morì Paolo VI, a cui ero legatissimo, allora i papi parlavano poco e quindi ero impegnato in Azione Cattolica, i suoi discorsi li bevevo, proprio mi piaceva tanto, e mi sembrava che cadesse il mondo, che non fosse possibile pensare a un papa più grande di Paolo VI. Poi venne Giovanni Paolo I. In quel mese non finimmo di stupirci, non abbiamo neppure avuto il tempo di abituarci alla sua grandezza. Poi è venuto il gigante Giovanni Paolo II, che ha riempito l'orizzonte della nostra vita, e anche alla sua morte io mi dicevo: e adesso cosa sarà di noi? Noi abituati, noi fortunati ad avere sempre dei papi così grandi, cosa sarà dopo Giovanni Paolo II?
e invece il signore ha scelto quello che si era educato più da vicino con Giovanni Paolo II, cioè Papa Ratzinger, che è diversissimo da Giovanni Paolo II, però è riuscito ad essere a suo modo un gigante. E adesso che ho vissuto abbastanza, non mi faccio più di queste preoccupazioni e mi fido di Dio, e mi fido della fantasia di Dio. So che il Papa che Dio sta preparando ci sorprenderà, perché fin dalle fibre, fin da quando intesseva le fibre nel ventre di sua madre, lui lo faceva per prepararlo a questa somma missione, che niente di lui è già oggi estraneo alla missione che lo attende. Questa è la certezza che ci conduce e la sicurezza, la tranquillità che ci viene in un momento di tristezza, perché io non nego che il saluto di Benedetto XVI e il suo ritiro mi abbia anche causato della tristezza. Io avrei preferito che andasse avanti, però ho accettato la sua scelta, ci mancherebbe altro. È un uomo adulto, un uomo che ha più testa di me, un uomo che ha la sua coscienza, e che coscienza fine. Quindi, però ho dovuto farmene una ragione. È importante farsi le ragioni di quel che succede. L'importante è non intestardirsi sulle proprie ragioni, ma cercare di capire quali possono essere le ragioni che muovono la storia. Questa è una fatica che vale la pena di fare, perché questo aiuta a vivere e aiuta a sintonizzarci con i fatti che succedono, e aiuta noi fin d'ora a sintonizzarci con l'annuncio che avremo tra poche settimane, annunzio vobis gaudium magnum. E allora saremo in apprensione per capire dal nome di battesimo chi è, quale sarà il cognome che seguirà. E chissà se, come è capitato anche a Benedetto XVI, il nuovo Papa compierà il suo primo viaggio apostolico fuori dall'Italia proprio per la GMG di Rio. Saremo a vedere, insomma, che è questo. Sai, la GMG a luglio, non mettiamo limiti, nel senso che se lui nel frattempo ne volesse fare un altro... felici le nazioni che lo non mettiamo limiti, il Signore farà lui e farà il Papa nuovo. Da Latina c'è Elsa al telefono, mentre mancano davvero pochi secondi, anzi vedo alle mie spalle già la diretta dalla sala stampa vaticana. Vi daremo conto ovviamente di tutto quello che sta avvenendo proprio adesso. Elsa, benvenuta. Buongiorno e grazie a tutti voi, siete magnifici, ci fate una grande compagnia, ma non solo, ci fate crescere nella fede. Io volevo dare questa testimonianza. Dopo un primo attimo di smarrimento dall'annuncio, mi sono messa in preghiera e ho detto: ma Signore, perché vivo il mistero della mia fede in relazione a quello che vivo tutti i giorni. Quindi sono mamma di 3 ragazze, sono nonna di quasi 6 nipoti. E dico: ma nella Chiesa ci manca il titolo di nonno. Quindi io vivo questa grande cosa nel giubilo, perché io i nonni non ce l'ho più, ma i miei nipoti ce l'hanno e vengono da me con un tale slancio, io me li abbraccio, me li bacio e ringrazio Dio di avermeli donati. E allora dico, io mi rivolgo anche a nonno Benedetto e quindi ecco, suggerisco a tutti noi che magari viviamo con un po' di tristezza questo bello annuncio sicuramente dato dallo Spirito Santo, e prendiamolo come grazie Santo Nonno Benedetto. Elsa, è davvero uno di famiglia, direttore? Ma certamente uno di famiglia, e devo dire mi piace molto questa idea di Elsa, e ancora una volta è dal popolo santo di Dio, che crede di essere non importante e crede di contare poco, che vengono le intuizioni più belle. Sì, è vero, avremo non solo un padre,
ma avremo un nonno. Non potremo accorrere a lui come viene spontaneo fare, perché per prudenza, per garbo, per riverenza, come ha detto lui stamattina, starà riservato, però il pensiero che lui c'è ed è per noi ed è con Dio, insieme a Dio, in comunione con Dio, per noi ci dovrà aiutare. Non vi dimenticheremo mai quanto scrive in una lettera un gruppo di membri del clero dei fedeli cinesi, che ricorda e cita tutti gli interventi di Papa Benedetto, un testo indirizzato proprio al Pontefice con auguri, saluti amichevoli a proposito di questo tema, di questo approccio così familiare all'essere Chiesa. Allora, state vedendo alle nostre spalle le immagini che ci arrivano in diretta dalla sala stampa vaticana. Vedo che sta facendo il suo ingresso il vice direttore della sala stampa vaticana, padre Ciro Benedettini. Allora, se lo ascoltiamo, ecco anche l'ingresso di padre Lombardi. Aspettiamo l'incipit per capire qual è il taglio che hanno le comunicazioni di oggi, se possono essere di grande interesse o meno. Ecco che vengono inquadrati anche i colleghi, migliaia fra l'altro accreditati per questi giorni. Andiamo in diretta. Dovremmo esserci. Ascoltiamo. Bene, carissimi, benvenuti, benvenute a questo incontro. Penso che per semplicità in questi giorni possiamo darci appuntamento, salvo contrordini, ogni giorno all'1, questo siccome ci sono anche il Media Center e gli altri che sono collegati, può essere utile avere un orario comune di base. Questo non vuol dire che poi ogni giorno ci saranno cose straordinarie da dire, però diciamo è l'appuntamento, in modo tale che se abbiamo più cose ne diciamo, se ne abbiamo di meno pazienza, ma sappiamo che è l'ora in cui qui veniamo a riferirvi e anche gli altri media center si può collegare per avere le nostre informazioni. Please be aware that every day from now on let's plan on having a briefing at 1 o'clock unless something comes up that prevents that. There won't be extraordinary bits of information, but it's a good opportunity to keep everyone informed. And you're most welcome to join us here or to be linked with us in the other media centers. Buenos días, un cordial saludo. En este briefing, fundamentalmente, hacer pues un repaso de lo que ha ocurrido esta mañana, del encuentro del Papa con los cardenales, el saludo a estos, y también a presidentes de dicasterios, a los ceremonieros en la Sala Clementina. También referirles algunos apuntes para los próximos días. En los próximos días, anche a 1, normalmente. Sí, y en los próximos días habrá este encuentro con normalidad. Bene, questa mattina avete visto l'incontro nella Sala Clementina. Una domanda che naturalmente mi fate: quanti sono i cardinali presenti? Io ho contato 144, non so se corrisponde, qualcuno mi ha detto 143, ma 144 era una persona che li contava proprio uno per uno con attenzione, quindi io do questa cifra come attendibile. Allora, torniamo in diretta, non accompagnato, avete visto, dal vice direttore padre Ciro. Padre Lombardi sta dunque facendo il punto, le prime domande da parte dei colleghi della stampa internazionale, dei media di tutto il mondo, che con grande attenzione guardano ovviamente a questi giorni. Allora, cosa faremo? Noi intanto seguiremo in parallela ciò che sta avvenendo in sala stampa vaticana e dunque ve ne daremo conto proprio in questi minuti. Intanto continuiamo però ad accogliere anche le vostre domande all'822-88-96 per intervenire in diretta. Ovviamente emozioni, siamo qui per questo. Allora, che cosa succede
oggi, perché seguiremo tutto questo, ovviamente ve ne daremo conto. Allora, Luigi, questo pomeriggio infatti torneremo a, con le nostre telecamere, la nostra diretta da San Pietro, perché intorno alle 5 il Papa si alzerà in volo, esatto, con l'elicottero. Intorno alle 17 l'elicottero dall'eliporto si solleverà e porterà il pontefice alle ville pontificie, a Castel Gandolfo. Arriverà, atterrerà tranquillamente. È previsto un saluto alle persone che saranno presenti, e di fatto quello sarà l'ultimo appuntamento, l'ultima volta in cui il Papa pubblicamente si vedrà e dirà qualcosa. Non abbiamo idea di cosa dirà, quanto sarà un saluto, molto probabilmente un saluto di affetto. Dopodiché a quel punto il Papa è ancora regnante fino alle 20. Alle 20 daremo in diretta le immagini del momento in cui si chiuderanno il portone delle ville pontificie. Quel portone chiuso significa che il Papa non c'è, però è un Papa che c'è. C'è Benedetto, c'è un Papa emerito, ma non c'è un Papa regnante, e quindi inizia la sede vacante in quel momento. Gli svizzeri andranno via perché la loro funzione è proprio quella della protezione. E la sicurezza del Papa sarà garantita dai gendarmi vaticani. Da quel momento inizia la sede vacante per la Chiesa universale. E da quel momento i cardinali dovranno decidere il giorno in cui ci sarà il conclave. Ed è una decisione che dovrebbe arrivare nella giornata di domani, della giornata di venerdì. E attenderemo, nel senso che di norma prima della modifica fatta recente da Benedetto XVI avremmo aspettato il conclave fino dal quindicesimo giorno al ventesimo giorno. In realtà potrebbe avvenire molto prima, perché i cardinali sono da Roma da molto tempo, se sono gli elettori sono tutti presenti. Abbiamo sentito fra l'altro un numero che ovviamente comprendeva anche i cardinali ultraottantenni non elettori, però insomma 144. Non ci dovrebbe essere ragione per aspettare il quindicesimo giorno, ma questo lo scopriremo domani. Allora, diamo intanto subito linee aperte da Brescia con Natalina. Buongiorno Natalina. Buongiorno a tutti voi. Salve. Un po' commossa. Perché, dato anche l'età, sono vicino all'età del Papa, voglio dire anch'io la mia. Avevamo gli occhi ancora pieni di pianto quando abbiamo lasciato Voitiva, l'ultimo giorno del Venerdì Santo, quando l'hanno ritirato dentro, e ho detto adesso va a morire, e lì mi è scoppiato il cuore. Quando è spuntato la Benedetto XVI, ho visto un altro Papa come un fiorellino a confronto dell'altro, ma molto trasparente, molto bravo, ha fatto una magistratura molto brava, molto bella. Se però ricordo che in una sua conferenza che ha fatto aveva detto: io sono venuto nella vigna del Signore a lavorare, ce la metterò tutta, ma c'è l'età, aveva detto allora, io non farò come il mio possessore, ma mi ritirerò prima. E questo è il giorno che è venuto, davanti alle sue forze che non ho più, e davanti a tutti noi che siamo cattivi, e ci diamo il suo cuore tante pugnalate in questo mondo che è bruttissimo, che ci vuole una corazza andare avanti, perché fare il Papa non è che sia facile, certo. È una croce grossa che si tira sulle spalle, certo, e che il Papa non lascia quella croce. Natalina, un saluto grande per la sua emozione, detto ancora una volta, emergono questi sentimenti, anche proprio il fatto di guardarsi dentro alle proprie responsabilità. Natalina, però mi lasci dire, quasi prendendole le mani nelle mie mani per trasferirle la simpatia che ho per lei, che non è proprio tutto catastrofico, che anche il Papa in questi giorni ha parlato di ombre e di luci, che ci sono anche segmenti positivi, che ci sono storie ed esperienze belle, che il Signore è al lavoro, e per dirla tutta è che dalla mattina di Pasqua, della prima Pasqua, quando davvero il Signore è risorto, noi possiamo dire che il bene è più grande del male.
Certo, il male si vede di più, il male intralcia, il male ci confonde, il bene cresce nel silenzio, ma il bene c'è e il bene fa contagio, determina contagio attorno a sé. Quindi cerchiamo di non essere più pessimisti del necessario e davvero confidare in Dio, il cui braccio non si è all'improvviso accorciato. Dio resta Dio e fa le cose da Dio, fa le cose da Dio, fa le cose da grande, e anche in questo tempo duro in cui le avversità sono numerose, in cui gli spettacoli poco edificanti non mancano, noi sappiamo che Dio è al lavoro e Dio è al lavoro da Dio. Direttore, circa 2 ore fa abbiamo assistito ad un Papa che promette la propria incondizionata reverenza ed obbedienza al suo successore che gli era di fatto di fronte, rappresentando tutto il collegio cardinalizio. Da quando arriverà quella fumata bianca avremo un Papa al governo della Chiesa e un Papa emerito. Che Chiesa sarà questa? Sarà con 2 papi? Sarà la Chiesa che abbiamo sempre avuto, la Chiesa governata da Pietro, la Chiesa al cui timone c'è Pietro, cioè il pescatore di uomini scelto da Dio per una data stagione. È un pescatore, dicevamo forse il primo giorno, che sta arrivando sulle spiagge di Ostia come Pietro, con in mano le reti che da secoli stanno raccogliendo il pesce dei credenti. Non avremo una Chiesa diversa da prima. Io non sono della scuola di chi parla di rivoluzione. Il Papa Benedetto ha applicato una norma brevissima del codice di diritto canonico, che però esisteva già, esisteva finora come un fatto ipotetico, come un ricorso a cui ci si poteva appellare ma anche non appellare, e difatti per secoli non ci si è appellati. Però questa norma esisteva e lui a un certo punto ha pensato di farvi ricorso. È evidente che da stasera egli è il Papa emerito, e le parole centellinate usate con i cardinali sono parole impegnative. Al Papa mio successore fin d'ora va la mia reverenza e la mia obbedienza. Il fatto che abbia scelto di chiamarsi Padre Santo o Pontefice Emerito o Papa Emerito, il fatto che abbia scelto di vestirsi di bianco, probabilmente senza la fascia che non ama, e certamente, perché è stato detto, senza la pellegrina, cioè la mantellina sulle spalle, non dobbiamo vederla come un attaccamento ai segni pontificali, ma piuttosto un dato pedagogico, perché nessun cattolico e anche nessun non cattolico sia indotto a pensare che dal pontificato ci si dimette e che si può tornare ad essere quello di prima. Il Papa emerito resta il
pescatore di uomini a riposo che prega per il pescatore di uomini all'attivo. Grazie direttore. Allora, mancano poco meno di 7 ore dalla fine di questo pontificato. Oggi è una giornata davvero particolare, una giornata di fatto storica, perché sappiamo quale sarebbe stato questo ultimo giorno. Abbiamo detto 144 cardinali presenti oggi. Luigi, questa mattina è stato padre Federico Lombardi, proprio in questi minuti, a darne comunicazione nel briefing, che non so se si sta avviando a conclusione, ma di fatto da mi quanto che abbiamo si sta capito in realtà sintetizzando. Sostanzialmente stanno sintetizzando i discorsi della mattinata, cioè quello successo nella mattina, perché di grosso non è emerso nulla, almeno fino a questo momento. Che fa? Allora, ricordo a chi ci sta seguendo in questo momento l'attenzione tutta speciale dalle 14.30, quindi da meno, fra meno di un'ora, anzi fra poco più di un'ora per dire il vero, si riaccenderà il nostro studio, il cuore continuerà a battere per darvi conto e mostrarvi tutte queste immagini in diretta. Allora direttore, penso possiamo chiudere a questo punto? Ma io credo che possiamo chiudere, che è sempre un chiudere provvisorio, perché... Questi sono giorni da vivere in continuità, con un pensiero costante, con un affidamento costante, con una supplica costante al Signore perché illumini coloro che devono illuminare, perché sostenga la Chiesa e la faccia sentire salda sulla barca, pur sempre fragile, che è la barca della Chiesa, ma nella quale c'è il Signore della storia, il Signore della vita, e questo ci basta. Quindi chiudiamo qui per riaprirla alle 14.30. 14.30, quindi anche noi siamo quasi in un continuo, come è giusto che sia, perché non vogliamo che alla nostra gente, gente che conosciamo, nel sentire, che conosciamo nella psicologia, che conosciamo nei desideri, perché la nostra gente non si senta abbandonata o sguarnita. Noi vogliamo far loro compagnia, così come loro fanno compagnia a noi. Buon pomeriggio.